Ciao popolo di Lega Nerd, io sono Emanuele, come vedete siamo a Lucca Comics con Bumblebee e Optimus Prime e con me ci sono due persone legate a questo mondo perché abbiamo Guido Guidi, illustratore, ed Emiliano Santalucia, concept designer. Allora ragazzi, prima domanda d'obbligo, il vostro rapporto con i Transformers? Nasce ormai negli anni 80 ovviamente, perché nasco prima come fan, come ragazzino appassionato della serie, già appassionato di disegno, piccolo nerd gigante litteram negli anni 80, appassionato tramite la serie televisiva, i giocattoli, e poi negli anni, seguendo le varie serie televisive, fumetti, la passione poi è sfociata a quello che è diventato un lavoro, diciamo, una professione. E tu? Beh, praticamente la stessa cosa, sì, anch'io, non erano i giocattoli con cui giocavo sempre, però anche negli anni 80 giocavo, mi piacevano tanto, e anche lì un po' casualmente sono diventati il mio lavoro, o parte del mio lavoro. A proposito di giocattoli, tu sei il concept designer, allora, qual è la parte più difficile nel progettarli? Diciamo che nel mio lavoro dobbiamo ripetere le cose negli anni tante volte, per cui diciamo la parte più interessante e difficile è reinventarli costantemente, riprendere dei personaggi che sono stati disegnati tante tante volte e inventarne sempre una versione nuova. Guido, invece tu sei disegnatore, hai anche lavorato ai fumetti dedicati ai Transformers, qual è stato il Transformer più che ti ha dato più problemi nel disegno? Transformer più difficili sono stati quelli sicuramente tratti dal film, perché quando hai un personaggio come Optimus Prime del film, che è composto nella computer grafica da 10.000 parti, e comincia a diventare un lavoro abbastanza ostico poi tradurlo in qualcosa che devi disegnare poi ripetutamente su copertine, in vignette, in altre posizioni, quindi diciamo quelli del film. Tra quelli tradizionali non ce n'è nessuno particolarmente, magari qualcuno con cui ho meno familiarità, ma studiando un po' poi le disegni guida, insomma sì, quelli si imparano. Quelli del film sono effettivamente fatti per il computer più che per la mano umana, diciamo. Ma anche perché nel caso di Optimus Prime in ogni film ha un design diverso. Sì, è anche questo, c'è anche l'aggiornamento tra un film e l'altro, e quindi tutte le volte che c'è da far realizzare delle illustrazioni di questo personaggio, purtroppo ho appena imparato a disegnare bene l'Optimus del primo film e metà del lavoro, diciamo, è buttata a mare perché devo rimparare da capo, rifare nuovamente questo input di tutte le parti che hanno modificato del design, specialmente l'ultimo è radicalmente diverso da quello dei primi due o tre film, ad esempio. Emiliano, a proposito di film, visto che ne hanno girati quattro, qual è il tuo preferito e cosa ti aspetti dal nuovo capitolo della saga? Beh, è il primo, perché come film è quello meglio strutturato e che funziona a un po' del feeling degli anni Ottanta, di certe cose, cioè si vede un po' più la mano di Spielberg in quello. Cosa mi aspetto dal prossimo? Non lo posso dire perché ci ho lavorato, per cui lo so. Quindi non, neanche sotto tortura, neanche se ti mandiamo Megatron. Senti, ma nel disegnare i giocattoli ti fai guidare dalla fantasia o sei costretto a seguire linee guida specifiche? Ovviamente noi abbiamo delle direttive, per ogni prodotto dobbiamo seguire delle direttive che hanno a che fare con il costo, con la dimensione, con il target, secondo che fascia d'età, anche con il tipo di linea. Ci sono per esempio quelli molto semplici che si trasformano in pochi passi, quelli più complessi per collezionisti, per cui ci sono tantissime cose che cambiano anche a seconda del lavoro, però noi come concept designer all'esterno, perché noi siamo dei freelance, seguiamo quello che ci viene detto. Poi ben vengano delle migliorie che possiamo apportare, delle idee in più. Devo dire che nel lavoro con l'Hasbro sono molto aperti anche a queste cose, degli input nostri, però è chiaro che noi siamo al servizio loro, al servizio dei personaggi, non tendiamo ad andare troppo sul nostro. Una domanda per entrambi: il Transformer preferito e perché? Diciamo, qualcuno della prima serie, ne ho molti, diciamo che varia stagione, però potrei dire Galvatron,
insieme a Megatron, che Galvatron è la versione potenziata del Megatron classico, quindi più cattivo, più potente. Già Megatron era bello tosto, Galvatron, mettendoci anche il fatto che era un po' instabile mentalmente, lo rende ancora più divertente. E tu, Emiliano? Per me è Sideswipe, freccia, da noi, perché è il primo che ho comprato. E perché secondo voi, a tanti anni di distanza, i Transformers ancora appassionano nuove generazioni? Ma perché sono un concept di gioco affascinante che non perde il feeling iniziale. La manipolazione del prodotto, la possibilità di trasformarlo, unito comunque all'idea del robot, che è sempre affascinante, ne fa una cosa senza tempo. Basta rinnovarli costantemente, inserire nuove idee, però l'idea di base funziona e funzionerà sempre, suppongo. Sì, perché secondo me erano già pronti per gli anni 2000 negli anni 80, allora erano avanti al loro tempo. E poi sono la versatilità fatta, diciamo, plastica o metallo a secondo, e come ha detto Emiliano, è una formula base, è un classico, perché con l'evoluzione anche delle tecnologie nostre, delle automobili, degli aerei, degli automezzi, dei device, e loro semplicemente non hanno che da adattarsi all'evoluzione della nostra tecnologia, e quindi sono sempre sulla cresta dell'onda alla fine. Per questo che anche a tutt'oggi penso godono sempre di una popolarità addirittura crescente anche rispetto agli anni 80 ormai. Senti, tu hai disegnato anche copertine e i personaggi per i videogiochi, sia per le console che per il telefono. Sì. La differenza tra disegnarli su carta e disegnarli per questi dispositivi? Ma diciamo che io ho ancora un approccio abbastanza tradizionale al disegno, nel senso che la parte che faccio in digitale generalmente è l'editing, però diciamo che la line art, il disegno in bianco e nero, generalmente è sempre fatto matita su carta, pennarello su carta, e la fase di colorazione poi sì, quella è fatta tutta in digitale normalmente, per vari motivi di convenienza, di correzioni successive e via dicendo, ovviamente anche di formato, di standard industriali. Diciamo che io paradossalmente, lavorando proprio per i videogiochi del mobile, io ho lavorato tantissimo, ho fatto veramente delle montagne di carta, di sketch di personaggi, tutti a matita, quindi su fogli di normali A4 da fotocopia, e sì, poi editandoli, aggiungendo magari ombre ed effetti con il computer, però di base tutt'oggi anche le copertine che ho fatto magari per videogiochi a console sono sempre fatti poi in maniera tradizionale, tolto il colore, io lavoro ancora in maniera analogica. Sentite, dietro di noi c'è una Camaru che è Bumblebee. Quanta voglia avete di salire in macchina e fuggirci via? Io l'ho guidato una Camaro una volta negli Stati Uniti e non era male, per cui non so, anche se qui sarebbe un po' deleterio, penso. Faremmo fuori un po' troppo. Sì, la voglia ci sarebbe, poi mi chiamo Guido Guidi, fate voi. Sì, la cosa è pericolosa, allontanatemi. Senti, passione per i Transformers che si vede anche nel pubblico, visto che qui con noi ci sono due cosplayer. Insomma, un commento su questo lavorone che hanno fatto questi due ragazzi. Devono essere dei fan veramente appassionati, perché mettersi a realizzare soprattutto i costumi del film sono la cosa più complessa. Ci vuole pazienza, passione e tempo, suppongo parecchio. Sì, infatti non solo sono realizzati molto bene, ma hanno scelto dei soggetti appunto niente affatto facili. Io infatti guarda questi appassionati riescono a fare dei costumi, io a malapena riesco a disegnarli alle volte, e dice loro te li fanno in 3D, quindi li capiscono anche bene, c'è una bella sintesi anche del design originale. Ragazzi, io vi ringrazio sentitamente per questa intervista, con il popolo di Lega Nerd, da Emanuele e da Luca Comics è tutto, ciao! Ciao.